Generazione Disagio è un gioco al massacro cinico, è un gioco dell'oca al contrario, è un divertimento paradossale per cui il pubblico viene invitato a questa specie di conferenza dal vivo, una sorta di fight club. È una condizione di vita in cui non hai gli strumenti per comprendere il mondo in cui vivi. Però ti senti collocato. Esatto. Sì. Poi ci facciamo praticamente un gioco in scatola dove l'autoironia la fa da padrone, ovvero noi diciamo va bene nello spettacolo, no? Lo sappiamo, c'è la crisi, non c'è lavoro e quant'altro. E che facciamo? Ci ammazziamo? Sì, ci ammazziamo, ma piano piano, soprattutto giocando a questo fantastico gioco in scatola, che appunto si chiama Dopodiché, dove loro tre che sono i personaggi, lo stagista, il precario e il laureando, si sfidano a colpi di sfiga. Chi accumula più sfiga va avanti nel gioco, è un gioco dell'oca, ma funziona al contrario, appunto, più sfiga accumuli, più arrivi all'ultima casella che è il suicidio. Siamo agli eterni giovani, massa in forma e indimenticata, senza più sconti per i mezzi di trasporto, nei musei, nel cinema, ma ancora troppo giovani per essere presi sul serio. Abbiamo più una paghetta, ma non ci danno ancora lo stipendio. Siamo i proletari, senza pro. Troppe sigarette, troppi caffè, ciupiti a un euro, dipendenza da smartphone, da social network, da Groupon. I nostri soldi sono nascosti nei nostri jeans, dietro le lenti dei nostri occhiali da sole, sul palmo delle nostre bottiglie, nei mozzi covi delle nostre canne. I valori con cui ci hanno cresciuti sono la stanzialità, il posto fisso, il matrimonio. Invece dormiamo in giro, quando ci riusciamo, abitiamo, siamo precari, dormiamo sui divani degli amici, risparmiamo sulla spesa per un tocco di campichetto, viviamo sparsi nel mondo, per votare dobbiamo tornarcene a casa, la residenza fiscale, da mamma e papà, vogliamo andarcene via a cercare la nostra America. A scuola non ci hanno insegnato l'inglese, troppo grandi per fregarcene, troppo piccoli per far sentire la nostra voce, troppo pavidi per ribellarci, di prendere e coltivare, e senza un controllo, non siamo tutelati, comunque, basta! Sulle 3D è basata la nostra filosofia, che è il disagio pensiero, che sono disaffezione, distrazione e disinteresse, annullare le aspettative per vivere felici. Non rimanere deluso. Esatto. E quindi poi ci si ammazza tutti alla fine. Esatto. Ed è bellissimo. Però è stato bello vedere che come dire, viene recepito anche non soltanto dal pubblico prettamente della nostra generazione, perciò vedere uscire di sala un ottantenne o che si fermi a chiacchierare dopo lo spettacolo per confrontarsi. Magari ha riconosciuto il nipote, no? O se stesso, genitore, in un altro periodo, esatto. Un genitore che riconosce il figlio. Abbiamo potuto creare uno spettacolo che è piaciuto e sta piacendo sia gli addetti ai lavori che non. E questo insomma è raro e ci rende felici e orgogliosi. E si ride e prendiamo per il culo una generazione che non sa fare altro se non prendersi per il culo, quindi è un po' un cane che si morde la coda, però speriamo che esca fuori il paradosso per cui alla fine diciamo che se ci si prende per il culo e basta, poi ci si ammazza davvero perché non ti resta niente da fare. Il messaggio alla fine è positivo. Sì, siamo bravi ragazzi, teniamo a dirlo. Diamoci una mossa, non stiamo lì con le mani in mano, ma diamoci da fare un po', le cose si possono fare. E che può risultare comodo appunto anche il sedersi e autodiscolparsi nel tanto non c'è niente da fare, no? Tanto c'è stato negato dalla generazione precedente questo, tanto si è fatto questo, che sono comunque cose vere. Però è anche comodo sentirsi a proprio agio, ed è qui appunto la filosofia che mettiamo in piedi, sentirsi a proprio agio in un disagio. Noi ridiamo alla fine di quello, cioè il messaggio è che le cose si possono fare, è una situazione di merda, va bene, ma è inutile stare a piangersi addosso. Per me anche se vuoi qualcosa fai di tutto e lotta per ottenerlo. Esatto. Se tu sogni di avere una casa con l'orto, lotta per fare l'orto, e se c'è troppo cemento prendi una aiuola e piantaci la lattuga. Occupa un orto. Occupai le orto. Occupai aiuola. Disintegrate disintegrate cemento. Quante vocali ci sono? Occupai aiuola. È uno spettacolo unico nel suo genere, uno spettacolo dove ci si diverte tanto, si riflette,
uno spettacolo dove il pubblico interagisce con noi e in realtà i veri protagonisti non siamo noi, ma siete appunto voi che ci verrete a vedere. Questo è Generazione Pisa.